Giorgio Panariello. È stato il padrone buonasera. Di casa Giorgio Panariello, il secondo ospite del talk show Senti se grazie c'è un amico, tutti, la rassegna buonasera di incontri che ogni giovedì buonasera. Nel salotto del Gambrinus di Montecatini Terme vedrà passare più importanti personaggi della Toscana, dallo spettacolo al cinema, alla cucina, allo sport. Per il comico e showman toscano ideatore della rassegna si tratta di un grande ritorno a Montecatini Terme, la città che ha visto esplodere il fenomeno Panariello quando dal palazzetto dello sport andava in onda Torno Sabato, varietà che riscosse un grandissimo successo e che lo vedeva assoluto protagonista. Dopo il grande richiamo sia a livello mediatico sia di pubblico dell'apertura con ospite Carlo Conti, il secondo evento ha visto insieme all'ideatore della rassegna, come vuole il format degli incontri, il bomber del Milan, Gianpaolo Pazzini, campione toscano di casa nostra, cresciuto calcisticamente con la maglia del Margine Coperta, prima di approdare a professionisti nelle file dell'Atalanta. A me poi particolarmente mi ha portato fortuna, insomma, io ho cominciato con un programma con poche pretese, è diventato un programma fantastico e poi è continuato, siamo sempre partiti da qua, c'hanno sempre la preparazione l'abbiamo fatta qua, anche gli spettacoli teatrali li preparo qua, quindi anche quando non si sa vengo qua. Il rapporto insomma è splendido, io amo Montecatini e ha una grandissima potenzialità perché è un salotto fantastico, poi c'ha dei locali, c'ha le discoteche, c'ha i ristoranti belli, c'ha tutto, non mancano ricezioni, alberghiere. Ripeto, come ho sempre detto, secondo me quando tu dici Montecatini è un po' come quando dici Abano Terme, Salso Maggiore, ti ha l'impressione di una cosa un po' più Lacogliani, un po' un turismo un po' stantia, esatto. Invece secondo me non è così. Ora è presto per fare un bilancio, però due puntate più una pilota, diciamo quella con Albano, sono già abbastanza per capire un attimino, ecco, sensazioni. Beh, fantastico, nel senso che la risposta è ottima, se ci pensi, insomma, oggi siamo a metà settimana di giugno e tutto, quindi non c'è ancora magari il turismo quello quando ci sarà molta gente eccetera, quindi settembre è già previsto un bel calendario, gli ospiti non hanno fatto nessuna piega, quelli che abbiamo invitato quando abbiamo detto Montecatini e Gambrinus sapevano di cosa si stava parlando, cioè l'importante è la location. Si dice che nessuno è profeta in patria, però non mi sembra il tuo caso, a giudicare anche insomma dall'assalto dei fan che hai avuto poco fa. Tanti sono di parte, sono tutti miei amici. Sono concittadini. Sì, infatti. Però devo dire che non è facile. È chiaro, quando vedo magari che faccio del bene, insomma, per la mia città mi fa piacere, perché comunque io sono molto legato qua, quindi se riesco a fare qualcosa del bene, comunque si riesca a parlare anche di Montecatino, della Val di Nievole, però io sono contento. Il talk show è condotto da Walter Santillo, navigato ed esperto uomo di spettacolo, oltre che autore di successo inviato prima del fortunato programma di Raffaella Carrà, Caramba che sorpresa, e poi nei maggiori progetti televisivi, pubblicitari e teatrali di Giorgio Panariello. Giovedì prossimo c'è il direttore del TG4 di Studio Aperto, Giovanni Toti, toscano, che porta Mario Giordano, autore, e poi qualche sorpresa dal mondo dello spettacolo. Sembri Esharawi.